una delusione che ha accettato con non poca fatica, quella ricevuta da Renato Zero per il rifiuto della sua canzone Nanà, scritta per Sal Da Vinci. Il brano, purtroppo, non è stato scelto tra tutti quelli presenti a Sanremo. Avevo scritto, in questo momento, un inno d'amore per Napoli città aperta, Nanà appunto, possibile che non meritasse di essere tra i 22 brani scelti? Tutti migliori del mio? Tutte voci migliori di quella di Sal, Nanà a domenica in punto, ma c'è comunque una buona notizia. Franco Ricciardi, sul suo profilo personale Instagram, ha annunciato la sua presenza, insieme a Sal Da Vinci e Andrea Sannino, a domenica i tre artisti, per la prima volta, canteranno Nanà. Questo è il post di Franco Ricciardi. Buongiorno Wondiu, sono felice di comunicarvi che oggi alle 15 io Sal Da Vinci e Andrea Sannino siamo ospiti a domenica in su Rai 1 da Mara sottolineatura Veni e cantiamo per la prima volta Nanà, mi raccomando seguiteci tutti cuore azzurro. Renato Zero si esprime su Napoli. Proprio fatica ad accettarlo questo rifiuto, Renato Zero. Il cantante si è anche espresso sulla città partenopea, Napoli è stata capitale musicale, e lo è ancora. In qualche modo, basti pensare che io in tour mi porto il Miri per caso, un percussionista del calibro di Rosario German, e ogni volta tipo mi raggiunge Sal Da Vinci. È possibile che Napoli non abbia uno spazio adatto? È possibile che i governanti che si sono succeduti non abbiano pensato che costruirne uno fosse una priorità, culturale come economica? E come la storia di Conopoli, la mia cittadella della musica non l'hanno voluta. Poi si sono ritrovati circondati dai prodotti dei talent shop.